Decameron 2020, oggi 14 marzo. Il tecnico. Il tecnico da bar, più comunemente chiamato tecnico o anche professore, è l'asse portante di ogni discussione da bar. Ne è l'anima, il sangue, l'ossigeno. Si presenta al bar 10 minuti prima dell'orario di apertura. È lui che aiuta il barista ad alzare la saracinesca. Il suo posto è in fondo al bancone, appoggiato con un gomito. Lo riconoscerete perché non si siede mai e porta impermeabile cappello anche d'estate. Dal suo angolo il tecnico osserva e aspetta che due persone vengano a contatto. Non appena una delle due apre bocca, lui accende una sigaretta e piomba come un rapace sulla discussione. Nell'avvicinarsi emette il verso del tecnico. «Guardi, sa cosa le dico?» e scuote la testa. Il tecnico resta nel bar tutta la mattina. Nei rari momenti di sosta tra una discussione e l'altra studia la Gazzetta dello Sport. Nell'intervallo per il pasto corre al buffet della stazione, che è sempre aperto, e lo si può vedere mentre col giornale che pende dalla tasca addesca i pendolari cercando di attaccare un bottone su Anastasi. Normalmente si ciba solo di aperitivi, olive, patatine fritte e caffè, 20 normali e 20 ag al giorno. Oppure fa un rapido salto a casa e mangia invariabilmente tortelloni, alzi l'ingoia dicendo «Ho fretta, devo andare in ufficio». L'ufficio è il bar, dove il tecnico ricompare alle 2:10 per restare fino all'ora di chiusura. A mezzanotte il tecnico torna al bar della stazione, dove aspetta il giornale fino alle 4 e accompagna a casa tutti gli amici per le ultime discussioni della giornata. Va a letto e parla nel sonno, recitando classifiche fino alle 7:30. Altra caratteristica del tecnico è lo sguardo. Guarda sempre con un occhio chiuso per il fumo e con uno spiraglio dall'altro, rosso come una brace e leggermente lacrimoso, la testa piegata da una parte. Il busto è leggermente ripiegato in avanti ad abbracciare l'ascoltatore. La mano sinistra mima, con la destra, munita di sigaretta, il tecnico vi dà continuamente delle piccole spinte o dei colpetti sullo sterno o vi tiene fermi contro il muro mentre parla. Di cosa parla un tecnico? Di calcio, di sport in genere, di politica, di morale, di macchine, di agricoltura, di prezzi della frutta, di diabete, di sesso, di trattori, di cinema, di imbottigliamento, di spionaggio. In una parola, di tutto. Quale sia l'argomento trattato, il tecnico lo conosce almeno 10 volte meglio dell'occasionale interlocutore. Anzi, dirà, è una delle cose che lo ha interessato di più fin da piccolo. Il vero tecnico suffraga spesso la sua competenza con parentele. Esempio, se si parla di comunismo, lui ha un cognato che lavora a Togliattigrad. Se si parla di pesca subacquea, ha un fratello fidanzato da 6 anni con una cernia. Se si parla di edilizia, ha un cugino manovale e così via. Inoltre è stato compagno di scuola di tutti i ministri dell'arco costituzionale, che spesso gli telefonano per sfoghi e confidenze. Come parla il tecnico? Il tecnico parla un italiano leggermente modificato. Per fare qualche piccolo esempio, egli fa precedere molti termini da una A, a radio, a gratis, mia manca. Usa largamente la G, gangio, gabina. Cita largamente dal latino, sine qua non, siamo qua noi, e fiat lux, faccia lei. Usa verbi con congiuntivo tattico. Se me lo dicevaste prima, anderei. Rimpasta termini inglesi, croce, cross, frobil, football. Usa termini innestati, esempio, Janic, il vecchio baluastro della difesa rossonera, baluastro uguale baluardo più pilastro. Il tecnico di calcio vive in simbiosi con un altro personaggio che è l'uomo col cappello. In tutti i capannelli, infatti, se osservate bene, mentre al centro si trova il tecnico, leggermente defilato alla periferia, c'è un uomo col cappello calato sul naso e le braccia dietro la schiena. Questo secondo personaggio sembra avere il compito di intervenire con bestialità tremende che fanno perdere le staffe al tecnico. Benché ripetutamente invitato dal tecnico a portarsi al centro del capannello, preferisce spostarsi lungo la sua circonferenza, parlando da punti diversi, così che il tecnico è continuamente obbligato a rispondergli girando in tondo. Tutti sanno che il momento più importante per un tecnico calcistico da bar è quando, il giorno prima di una partita della nazionale, egli deve dare la sua formazione. Il tecnico, a questo punto, raduna una ventina di persone e comincia. In porta? Sicuramente ci metterei Zoff. Terzini, Rocca e Fedele. E spiega il perché della sua scelta. Zoff è una sicurezza. Rocca è meglio di Facchetti, perché l'ha visti tutti e due alla televisione e Rocca gli è sembrato più in palla.
Infine Fedele l'ha vista allo stadio e correva e fluidificava. A questo punto l'uomo col cappello interviene e dice: «Ma cosa dice? Se non stava in piedi?» Allora il tecnico racconta, una per uno, le 80 azioni di Fedele della partita precedente. Molto spesso è preparato alla bisogna e ha con sé un quaderno di appunti. Poi cita a memoria le cronache dei 4 giornali sportivi. Ma ecco che l'uomo col cappello, spostatosi a destra, dice dal tetto di una macchina: «Fedele al menisco!» Tutte loro si voltano allarmate verso il tecnico per chiedere spiegazioni. Il tecnico li calma con un gesto della mano e passa in rassegna gli ultimi 40 casi di menisco del campionato italiano. Spiega brevemente in cosa consiste l'operazione, anzi, se qualcuno si presta, gli taglia un pezzo di pantalone e lo opera sul marciapiede con un temperino, mostrandogli a stanti la funzione dei legamenti della rotula. Oppure estrae dalla macchina un modello anatomico di ginocchio umano e lo illustra. Quindi prosegue. Stop per Morini. Libero Burgnis. Mediano sinistro Rececconi. Alla destra Mazzola. Mezzali Benetti e Rivera. Alla sinistra Riva. Centravanti Savoldi. L'uomo col cappello appare da un tombino sulla sinistra e dice: «Savoldi, siamo matti. Savoldi?» E perché gli viene chiesto? Perché ha i piedi piccoli. Allora il tecnico diventa color tecnico adirato, che è una bella sfumatura di rosso usata anche per i tailleur. Poi comincia a urlare tutti i numeri di scarpe dei centravanti italiani dal 1947. Meazza 40, Piola 41, Charles 42, Pivatelli 40, dicendo che il piede piccolo, a meno che non sia porcino, non è affatto un handicap. L'uomo col cappello ribatte: «Sì, ma Savoldi è il 39. E lei come lo sa? Sono il suo calzolaio. Non è vero, tutti gli uomini col cappello sono, oltre che incompetenti, malvagi e bugiardi. Allora il tecnico urla: «Lei è un tecnico di serie C, che in un bar è un'offesa quasi mortale», e l'uomo col cappello replica: «Sono quelli come lei che mandano in rovina la nazionale», e in breve tempo si azzuffano. La gente li separa. Il tecnico si allontana con aria di superiorità. L'uomo col cappello, rimasto padrone del campo, dichiara che l'Italia non vincerà mai uno scudetto finché continuerà a tenere Pelé in porta. Viene preso, pestato e mandato via col camion del Rusco. Citazione del giorno. Tutti abbiamo udito la donnetta che dice: «Oh, è terribile quello che fanno questi giovani a se stessi. Secondo me la droga è una cosa tremenda». Poi tu la guardi. La donna che parla in questo modo è senza occhi, senza denti, senza cervello, senza anima, senza culo, né bocca né calore umano, né spirito, niente, solo un bastone. E ti chiedi come avranno fatto a ridurla in questo stato i tè e i pasticcini. Anche oggi siamo arrivati al termine. Il vostro grasso e disoccupato barista vi saluta e vi dà appuntamento domani. Ombre de mori, mori de mainã, donde ne veni do vele canã. Danci tu du valin a se mostra nu, e ne tana punto cu te luago. E a monta la se u geres totti, u dia o ne se u se gaffetuni. Ne sciurti moda o ma pesci gai o se daudri, a punta di cumbi tacca de pri. Cade pria chi che saia, intacca d'udria come le maina. Gente deligan facce da mantila, quei che dolua su preferisciala. Figge de famiglia o du de bon, che tipe a mia le senza algun don.
Triste par ses voeux, Cosséré d'Aïen. Cosséra, baby, Cosséra, mangia. Fritu à des pignes, Gianco da Portofino. Sarvala, la va, dommage et mauvais. Lasagne da Fidia et quattro tu. Paci due in agrodo, se delle vre da cu. A barca do vinga e naveghiamo un ciscoci e migranti do rio coi giointi oggi t'incoma t'incresciata poi l'urecoci freddi canne famiglia da figgio bacanda corda marsa d'agua e da sal cane riga ne porta ante una creusa da mano.